Castelpenede, sull'altura di Nago, non sarà più un'ombra nera nelle notti senza luna. Dalle 18 di ieri sera brillano infatti le luci che danno forma anche in notturna alle mura e alle torri. Si tratta delle prime prove tecniche di illuminazione del maniero, che porteranno il comune, nel giro di qualche mese, a dare la definitiva svolta luminosa al manufatto, con l'intento di valorizzare un sito di interesse storico e restituirlo alla comunità. L'illuminazione notturna del castello potrebbe aprire anche nuovi scenari nell'utilizzo della struttura. Sentiamo le dichiarazioni del sindaco di Nago Torbole, Gianni Morandi. In questa fresca notte di fine novembre siamo saliti a Castelpenede assieme al sindaco di Nago Torbole, Gianni Morandi, per vedere da vicino le prove tecniche di illuminazione. Certo, è il caso di dire proprio prove tecniche, nel senso che approfittiamo della vicinanza dell'imminente appunto feste natalizie per illuminare il castello. È una prova tecnica oggi, poi diventerà una prova tecnica prolungata da partire dal 30 novembre, faremo tutto il mese, quindi dicembre fino all'inizio gennaio, lasciando illuminata per le feste. Però è una prova tecnica perché abbiamo intenzione appunto di renderlo definitivo a partire da questa primavera. Stiamo facendo un progetto ampio con l'assistenza, diciamo, scientifica da parte del servizio beni culturali che riguarda tutto il parco di Castelpenede con una sua valorizzazione complessiva. Il primo intervento, forse banale ma anche più efficace, è quello appunto di illuminazione. Oggi facciamo delle prove, vedremo un po' come sarà l'effetto mediatico, chiamiamolo così, un po' sull'opinione pubblica, un po' anche dal punto di vista paesaggistico, per capire poi come riposizionare i nuovi corpi, invece quelli definitivi, che saranno a LED, quindi a basso consumo, e avranno anche una modulazione e quindi una regolamentazione dal punto di vista dell'intensità e sia di luce sia appunto la cromatura. Quindi insomma penso che sarà una bella vetrina, un'insegna sul Garda che merita, insomma, visto che nessuno mai ci ha pensato, non ha mai voluto farlo, noi ci crediamo fermamente su questa cosa.